Siamo ritornati al regime democratico e costituzionale. No, questa è un'assemblea di anno del tuo, quindi pensavo che gli estranei non potessero partecipare. Adesso dovresti spiegarmi dove si evince che ci siamo iscritti o meno al partito. No, al partito, se si può chiamare così, semplificando, in Napoli e tu, non credo che sia. No, ma certamente, non intendo sforare. Vabbè, partendo diciamo dalla bellissima premessa del perché e per come questa lista sia forse naufragata e poi c'è un difetto ontologico alla base, cioè è una lista nata dal sindaco, dal fratello e da altri che poi sono andati a comporre lo staff e quindi ovviamente era anche normale che non partendo dalla cittadinanza, quindi dal pubblico nel senso più lato del termine, potesse diciamo addivenire a questa fine alquanto ingloriosa che si è avuta poi con l'ultimo atto, secondo me sacrosanto, non appoggiare il bilancio. Ma questo è un mio personale, diciamo, è una mia personale interpretazione. La questione diciamo più seria, se vogliamo tralasciare la questione della lista, che purtroppo ahimè non esiste, almeno dal punto di vista esterno al Consiglio Comunale, ripeto, io parlo sempre per considerazioni personali, non parlo a nome di altri che me stesso. La questione grave, più seria, è che questa giunta, questo sindaco è completamente scollegato dalla città, ma completamente. Cioè noi stiamo vedendo degli atti di imperio senza il consulto delle associazioni di base o dei cittadini e delle cittadine, perché cosa? Non si è capito. Io parlo a livello politico, a me già comincio a stupire vederlo dopo una campagna elettorale fatta contro Cosentino, contro Bassolino, vedevo uno a un congresso del PDL in cui dopo poco prima aveva parlato o avrebbe dovuto parlare Cosentino. Già questo è messa una cosa proprio, ho detto vabbè, qua vuol dire che siamo stati utilizzati come cavallo di Conte, come testa di lista per il tema nazionale. È benissimo, io dico, almeno per me è palese, poi non so per quanti siamo stati delusi da questa considerazione, ma purtroppo per me è stata abbastanza palese. Poi la questione ancora più seria, ma che vedo, è che tutti gli intrallazzi che c'erano prima con il PD si stanno riproponendo purtroppo. In primis Romeo, che è una questione gravissima da un punto di vista politico, poi lasciamo stare transazione o non transazione, ci sono dei termini e dei modi di agire anche da un punto di vista legale per far perdere battaglia nelle aule giudiziarie, che presumo il comune di Napoli abbia una buona avvocatura, si spera, anche se quando vado in aula in giudizio da civilista non mi accorgo che sia così, ma comunque a parte questo ci stavano dei termini anche da un punto di vista legale per controbattere alla mala gestione di Romeo, perché sappiamo che le case dell'edilizia residenziale non sono comunque tenute, come dire, secondo crismi di sorta di civiltà e quant'altro, quindi ci stavano dei termini di ragionamento almeno. Comunque a quanto pare abbiamo ceduto le armi prima di iniziare la battaglia, questo mi dispiace. Poi vedo un avvicinamento a tappe forzate verso il bassolinismo, che fu addirittura a quanto pare nelle descrizioni di stampa sembrerebbe che adesso i rapporti anche con il Delfino Corsolino siano alquanto stretti. Quindi io onestamente ripeto, questo forse nasce principalmente, sarà nato dalla buona fede di questa persona, di questo sindaco che abbiamo appoggiato. E poi comunque una domanda fatela, come mai la maggioranza di quelli che l'hanno appoggiato e sono partiti con lui quando lo davano al 4%, adesso penso il 70-80% di noi gli ha girato tra virgolette la faccia, perché comunque completamente delusi da una politica che è semplicemente vergata per un piano nazionale, per tenere i piedi in più scarpe, a questo sta portando, a una deriva totale sul piano cittadino. Questa è una sconfitta un anno dalle elezioni. Io altro da aggiungere non so, non ho, perché veramente sono schifato. Barbara Gerbello.